Nei suoi occhi si vede veramente l'orgoglio, la gioia di aver accompagnato per mano, plasmata la squadra durante l'estate, averla portata a questo grande traguardo. Il capitano aprirà il corteo di tutti i ragazzi che poi chiameremo uno per uno. Sta arrivando Riccardo Serena, il capitano! Un pallone diretto verso la tribuna centrale, verso la nostra curva. Un grande campione, se abbiamo preso solamente 16 gol in questa stagione, e anche grande merito di Davide Franzini! Classe 2005, questo è un altro numero uno in campionato, nessun gol subito, Amadou Falla! Dopo la grande festa di quest'oggi a Feltre, come vedete c'è grande voglia di andare ancora a prolungare il nostro grazie ai giocatori, ad iniziare da quelli della difesa, classe 2004, Simone Farsi! Un gruppo coeso, un gruppo unico in ogni situazione, un grande lottatore, classe 2003, Andrea Pozzi! La presentazione migliore di ogni giocatore, si rischia sotto il tunnel l'incolumità, tanti gli schiaffi che arriveranno anche per il classe 2003, Lucas Sina! Non sarà facile andare a schiaffeggiare invece la torre difensiva Matteo Salvi! Il gol di oggi ha detto: giovani, siete entrati nella storia del nostro club, sei entrato anche tu nella storia del nostro calcio, Andrea Muraretto. Ragazzi, sono tutti emozionati e vogliamo fare emozionare alla grande anche l'altra torre della difesa, Andrea Bonetto, primo! Una vera barriera davanti alla difesa, abilissimo per quanto riguarda l'impostazione del gioco, stiamo parlando di Matteo Buracco! Nostro gruppo Filippo Serena! Un altro giovane, nostro orgoglio, grande stagione anche per lui, classe 2004, Antonio Buracci!
Ramazzati, ma ricordo l'importanza di quello realizzato ad Adria, classe 2004, Matteo Manfredonia! Stagione che era iniziata alla grandissima, un po' bloccato da un infortunio, ma poi ce l'hanno riportato alla grande i nostri preparatori atletici, i nostri medici. Sto parlando del classe 2004 Giulio Pellizzari. Qualsiasi aggettivo dovessi ora usare per presentarvi questo giocatore sarebbe sicuramente limitativo. Grande fantasia, un piede fatato, ha deciso nelle ultime settimane di fare anche gol. Serviva il suo apporto in campo, c'è stata sempre la sua determinazione. Andrea Cescon, abbiamo il manto erboso più bello della Serie D e probabilmente anche il prossimo anno lo avremo della Serie C. Chi ha messo i manutentori alla prova, perché ha fatto mille volte avanti e indietro con la sua classe e con la sua abilità nell'illuminare il gioco, Mattia Mauri! Naturalmente il nostro capocannoniere interno, colui che ha risolto mille battaglie, stiamo parlando di Kashan Bomber Aliyun. Quando bisognava combattere, il mister si girava verso la panchina e lo sguardo più decisivo, quello che diceva: mister, è arrivato il mio momento, era quello di Ismet Silani, che mi vuole sentire, si mette le mani sulla nicchia. La fantasia è stata accesa quest'anno in maniera pregevole, voglio sentire il coro. Sino alla fine per Ismet Sinani e vogliamo accogliere con un grande applauso di ringraziamento Mohamed Rabas. Il più giovane del gruppo, classe 2006, Mattia Pizzinato. Grande squadra, un grande gruppo si costruisce con il lavoro di ogni collaboratore. Il presidente lo ha detto sempre, bisogna giocare partita dopo partita, ognuno deve stare al suo posto ed abbiamo avuto grandi collaboratori quest'anno, ad iniziare dal vice di Antonio Andreucci, che tutti noi conosciamo, Alessandro Ballarin. Se siamo stati la difesa meno perforata del campionato, se abbiamo avuto tre portieri veramente all'altezza della situazione, lo si deve anche al lavoro del nostro grande portiere chiocciotto, Ivano Rossetti.
preparazione fisica. E allora qui bisogna parlare del professore, il preparatore atletico, Dario Pezzo. Di tutte le situazioni, il fisioterapista Tommaso Boscolo. Vedo anche il dottor Manusa e allora lo voglio chiamare subito, Emanuele Manusa, il dottore da sempre delle nostre squadre. Vedrete che l'applauso più forte da parte dei giocatori scatterà proprio per questo personaggio. Definirlo magazziniere è poco. Roberto Barbetta! Eh sì, la volevo tenere come chicca dell'ultimo istante. Detto Barbetta, team manager da sempre, naturalmente con il colore granata disegnato sul cuore, impresso sul cuore, all'interno del cuore. Su questo campo ha vinto anche dei campionati, Tullio Barbieri. Il centro del campo, una istituzione per quanto riguarda l'aspetto dei dirigenti accompagnatori, i team manager per eccellenza, una colonna del nostro calcio lagunare, Giorgio Siviero. Di tutti quanti i risultati che arriveranno sicuramente nel tempo, il lavoro che sarà portato avanti come lo sta facendo nelle ultime due stagioni soprattutto da Edric Diozzo. Tutto si svolge alla perfezione in segreteria. Ogni dettaglio non sfugge all'esperienza del segretario Matteo Doria. Del presente e soprattutto del futuro, l'applauso dei tifosi della tribuna centrale che poi sono i tifosi della curva. Yeah.
tutti insieme! E vale insieme! E vale insieme! E vale insieme! Parte sulle mani, dai, oh, è il presidente del campionato di Serie C, massimo rispetto, Ivano Pieno, 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 Ivano Pieno. C'è veramente l'imbarazzo della scelta ora, cominciare a far tornare qualcuno, intanto perché l'emozione è veramente forte, ma io vedo lo sguardo naturalmente del presidente che oggi a tutti i cronisti ha ricordato: io quando ho iniziato appunto a far calcio qui a Chioggia avevo già l'obiettivo, quello di riportare la società della mia città in Serie C. Presidente, ci siamo riusciti, il tuo sogno si è avverato. Ancora applauso, presidente Ivano Boscolomielo. Grazie, grazie. Due paroline, anche perché un po' di emozione ce l'ho, quindi due paroline brevi. Un percorso che ho iniziato quando ero ragazzino qua a seguire la squadra di calcio di Chioggia. Da quasi 30 anni seguo come sponsor dirigente, negli ultimi anni, qua, negli ultimi 12-13 che faccio il presidente. Quando ho iniziato a fare presidente era un obiettivo quello di dire: mi piacerebbe essere il presidente che porta la squadra in Serie C. I primi anni sono stati di studio, negli ultimi 4-5 anni ci siamo messi di più impegno per arrivare a questo obiettivo. Una cosa che dico sempre è quella che gli obiettivi si raggiungono col lavoro, col sacrificio, con l'umiltà, che sono anche le qualità che per me rispecchia la mia persona. Quindi ogni volta che parlo alla squadra questo era quello che dicevo. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo trovato un gruppo di giocatori che man mano, inserendo qualcuno di nuovo ogni anno, a finire quest'anno che abbiamo trovato veramente un gruppo di ragazzi bravi. Bravi ragazzi, bravi il mister, bravi la società, tutti, perché si vince tutti. Ognuno ha messo il suo. I ragazzi della squadra, della società, ma anche voi tifosi, perché senza tifosi, i tifosi sono importanti, dicono che siano il 12° uomo, quindi in campo, quindi va bene. Quindi siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo. Dico anche che l'obiettivo è della società, ma è della città intera, perché è la città intera che ne beneficia di questo importante obiettivo. Quindi siamo adesso contenti, festeggiamo ancora un po' e dopo cominciamo a pensare per il prossimo anno. È sempre forza Union Clodiense. Grazie presidente! Al tuo fianco proprio il sindaco, per ascoltare ancora i cori dei nostri tifosi. Vicepresidente! Microfono ora!
abbiamo parlato prima vittoria di tutta la città, microfono direttamente al nostro primo cittadino, il sindaco Mauro Armelao. Buonasera a tutti, grazie presidente, grazie veramente per aver esaudito un sogno della nostra città che stavamo percorrendo da più di 50 anni, no, 48 anni, il buon Marco Lanza mi informa. Ovviamente una giornata importantissima per noi, l'impegno dell'amministrazione comunale adesso ad adeguare lo storico stadio Ballarin per le esigenze della Serie C. Stiamo già lavorando da mesi, ma avevamo dimostrato da subito che avevamo a cuore la società, la squadra, la città, questo storico stadio che porta due nomi, due grandi campioni della nostra città, Aldo e Dino Ballarin. Avevamo iniziato da subito con l'apertura della curva sud che i nostri ultra attendevano da 12 anni, abbiamo messo le luci, lì ho preso il primo esposto per le luci, per l'inquinamento luminoso, ma siamo andati avanti ugualmente, abbiamo sistemato chiaramente anche altre cose all'interno dello stadio, le panchine dei nostri giocatori che dovevano sedere su delle sedie ovviamente decorose, dignitose, e adesso tanti lavori da fare, la copertura della tribuna centrale, l'aumento della capienza della tribuna degli ospiti, la sala doping, la sala stampa e tutte altre cose che sono necessarie, altrimenti in questo stadio non si potrebbe giocare, non si potrà giocare. Quindi il massimo impegno da parte mia, in prima persona, da parte di tutta l'amministrazione comunale, per rendere lo stadio Aldo e Dino Ballarin la nostra cornice, la nostra corrida, dove i nostri campioni giocheranno in questa favolosa Serie C. Grazie a tutti, grazie a tutta la Claudense, forza Unione, forza che dobbiamo vincere, ovviamente, no, aspetta, no, aspetta che volevo dire che dobbiamo vincere la Serie C, ma Ivano mi ha detto... Nel giro di 3 anni, calma. Progetto triennale! Progetto triennale, mi raccomando, avete finta, all'inizio abbiamo sentito l'estate italiana, io voglio vedervi felici quest'estate perché sarà una splendida estate chioggiata. Grazie mister, grazie a tutti i giocatori. Siamo appena tornati tutti, come ben sapete, la feltra e non abbiamo avuto neppure il tempo di preparare la scaletta. Ecco perché, per fare in modo che non sia sgusciante il momento nel quale io mi avvicino a qualcuno, mi metto proprio alle sue spalle e lo porto al centro del gruppo, direttore sportivo Alberto Cavanis. Allora, io penso che insomma l'emozione, come ha detto il Presidente, sia vera, perché Sindaco e Presidente hanno detto delle cose importanti, ma io penso che lo spettacolo sia questo, siano loro, perché loro sono i veri protagonisti e questa fantastica società che è rappresentata dal Presidente. Cosa devo dire? Ce ne andiamo in Serie C! Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie C! In Serie C e fa rima anche con il cognome di questo grande mister e signore, mister Andreucci. Intanto grazie a tutti di essere venuti qui a salutarci, perché per noi è una grande soddisfazione oggi. Sinceramente, dopo 2 anni e mezzo di programmazione, aver raggiunto questo obiettivo tutti quanti insieme è per noi un grande motivo di orgoglio. Noi siamo qui tutti quanti stasera, ma veramente è una soddisfazione enorme poter gioire insieme a voi. Questa è la cosa più bella, perché vincere insieme è la cosa più bella. Grazie a tutti. Capitano mi ha detto, quelli che mi hanno preceduto mi hanno rubato tutte le parti del discorso che avevo mentalmente preparato, però se noi lo accogliamo con un grande applauso, io credo che 2 parole riuscirà a dirle
di ringraziamento, e ti ho pregato anche questa volta, il capitano Riccardo Serena. Siete uno spettacolo, è stata una giornata faticosa, dura, ma siamo riusciti finalmente a raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissati. E non so se l'avete capito, ma dov'è che andiamo l'anno prossimo? Presidente, io vorrei naturalmente, a parte un coro, uno di quelli naturalmente straordinariamente belli come tutti, ma io vorrei che ci fosse appunto il momento di qualche ringraziamento e di ricordare naturalmente che domenica, è vero che oggi era importante vincere, ma la prima partita che giocheremo appunto in casa con la promozione già acquisita sarà quella di domenica, dove aspettiamo ovviamente da tutto il grande pubblico, aspettiamo di avere il tutto esaurito, dico bene, per quanto riguarda le presenze. Niente, infine io sono a fianco a me il sindaco e i rappresentanti dell'amministrazione. Volevo ringraziarli perché il sindaco e tutti gli altri amministratori ci sono a fianco sempre, perché fin dall'inizio, come ha ricordato il sindaco, disponibilità totale per venirci incontro il più possibile. Quindi grazie all'amministrazione dell'impegno che ci mettete per darci un aiuto. Grazie agli ultras, grazie ai tifosi, grazie a tutti, grazie alla città. Domenica giochiamo in casa e facciamo la festa. Quindi tutti domenica allo stadio. Grazie a tutti ancora. C'è una richiesta di avvicinamento da parte di tutti i giocatori che vi vengono a salutare come fanno ovviamente ad ogni tempo.